Da oggi riprendiamo i Caffè Lab, questo format culturale della SAFA, che è la nostra scuola di alta formazione ambientale di ARPA Umbria, e che con una serie di appuntamenti appunto ha l'obiettivo di voler raccontare l'ambiente, la sostenibilità e anche ovviamente l'economia circolare, i cambiamenti climatici, insomma il nostro mondo che cambia. Allora, il tema di questa sera è la mobilità sostenibile, è questa una delle grandi sfide, potremmo dire, per ridurre sensibilmente il traffico, migliorare ovviamente la qualità dell'aria e prevenire il degrado urbano, tagliare i consumi energetici e abbandonare progressivamente i combustibili fossili. Allora, innanzitutto spieghiamo in brevi, con poche parole, che cos'è Caffè Lab. Caffè Lab è un format ovviamente molto, molto veloce, potremmo dire il tempo di un caffè. Ma prima, diciamo, di entrare in un argomento specifico, mi rivolgo subito al direttore generale Luca Proietti. L'appuntamento, ovviamente, di oggi è un inizio, potremmo dire, se vogliamo, è la prima trasmissione in diretta da ARPA Media. E oggi siamo a Perugia, ma tra qualche settimana saremo anche nella nuova sede di Terni. Ora, partiamo allora con una prima domanda, per il direttore. Che cosa, diciamo, che ruolo riveste per l'agenzia la comunicazione? Grazie Carmine. Innanzitutto buonasera alla consigliera Casaioli del Comune di Perugia, Benedetta Salvati che ci vede da Terni in collegamento, all'assessore Enrico Malasecche e un grazie al mio direttore di Terni, Francesco Longhi. Beh, oggi viviamo in un mondo dove la comunicazione è fondamentale, addirittura per chi produce, fa prodotti, metà del business è comunicazione, marketing del proprio prodotto, di quello che uno fa, eccetera. Addirittura alcuni, purtroppo, dico, fanno solo comunicazione, dietro non producono nulla, non fanno nulla rispetto a quello, diciamo, quindi è pura comunicazione, alcune volte anche fake news. Ma noi invece, come agenzia, ovviamente, come agenzia per l'ambiente, con il progetto SAFA, con le sue 9 aree di intervento e i vari incubatori, tra cui questo di oggi che è il Caffè Lab, ci proponiamo di comunicare, di sensibilizzare il territorio, gli umbri, ma non solo. Tra pochi giorni avremo un corso dove sono iscritti 300 persone da tutta Italia, di tutte le agenzie, quindi è un grande successo che stiamo ottenendo a livello nazionale. Questo di ARPA Media, che oggi vede, diciamo, l'inizio qua a Perugia, ma tra qualche settimana nella nuova sede anche di Terni, si propone proprio questo, di fare da collante rispetto alla rete, la rete del presente e del futuro, la rete delle proposizioni, delle cose del fare. Noi facciamo questo perché comunicazione oggi, soprattutto degli enti istituzionali, è la comunicazione del fare, di quello che si è fatto, che si fa e che si farà, depurandola da quelle che sono le false informazioni, informazioni strumentalizzate, eccetera. Ovviamente l'agenzia è una parte terza, per cui fornisce dati, fornisce informazioni. È quello che cerchiamo di fare, speriamo che chi percepisce quello che stiamo facendo lo percepisca in maniera positiva, ma questo è il nostro obiettivo. Certo. Bene, allora rimango un attimo da lei a questo punto per introdurre, diciamo, la tematica della mobilità sostenibile. Ecco, magari se ci dà lei uno spunto. Beh, allora noi, come sapete, abbiamo 25, dal punto di vista, per esempio, ovviamente la mobilità è collegata a quello che è i livelli di inquinamento Certo. e quindi parallelamente, ma in maniera, diciamo, contigua alla salute delle persone, no? Che è un argomento molto a cuore, no? Giustamente, perché poi salute e ambiente è un tutt'uno. Tra l'altro nel PNRR si trovano, il sistema della prevenzione si trova sullo stesso macro settore, quindi questo la dice lunga anche in prospettiva rispetto a quello che l'agenzia è e quello che secondo me sarà l'agenzia, le agenzie, perché noi Certo. facciamo parte del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. La mobilità è centrale dal punto di vista dell'inquinamento, è centrale dal punto di vista della decarbonizzazione, è centrale per dare una nuova stile di vita. Ovviamente qua
diciamo, la politica ha una grande importanza, ma la grande importanza su cui io insisto e su cui ho basato gran parte del, diciamo, di questa linea di azione da 2 anni a questa parte è lo stile di vita, la consapevolezza dell'importanza del comportamento di ciascuno rispetto alla, diciamo, al bene comune, poi chiamiamolo così, perché la conservazione del pianeta è un bene comune, no? A cui tutti dovrebbero concorrere. Certamente è un discorso abbastanza ampio su cui tutti devono convergere, quindi noi come agenzia ci proponiamo come analizzatori, diciamo, del contesto e fornitori dei dati per chi poi deve prendere delle decisioni, ma certamente poi ognuno deve fare svolgere il proprio ruolo, parlo di privati, di imprese e anche della politica ovviamente, perché poi diciamocelo chiaramente, questo io adesso offro un assist all'assessore Melasecca, alla consigliera Cassaioli, bisogna fare scelte strategiche, no? Ci chiedono i cittadini, almeno la maggior parte, ci chiede di fare scelte strategiche per il paese. E quindi questa della mobilità sostenibile, parlo dell'utilizzo di mobilità diverse rispetto a quelle del passato, che presuppone un cambiamento storico epocale anche dal punto di vista industriale, il ripensare tutte le linee produttive, per esempio, delle grandi aziende, no? Perché passare da motori endotermici a motori elettrici, idrogeno, quindi qui servono delle scelte strategiche e su questo i politici devono essere coraggiosi. Certo. Questo per il futuro nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti. Quindi l'obiettivo di Arpa Umbria sostanzialmente è questo. Noi essere a sostegno e far parte di una rete per lo sviluppo, certo, e l'assistenza, lo sviluppo, l'assistenza tecnica, consulenziale a chi deve strategicamente proiettare il paese Umbria, ma non solo l'Umbria, la nazione. Io faccio parte di un TIC nazionale, del sistema nazionale sulla ricerca ambientale, ho proposto di fare ricerca sull'idrogeno, che è uno dei business fondamentali per l'Umbria, con le due zone di Pietrafitta e Bastardo per lo sviluppo dell'idrogeno, ma non solo, poi abbiamo l'elettrico per il comune di Perugia e via dicendo. Quindi noi siamo punto di riferimento, non voglio dire hub, ma voglio dire un punto della rete a sostegno della regione Umbria e non solo. Perfetto, grazie direttore per la risposta esaustiva. Adesso passo all'assessore Melasecche e vi chiedo come se la cava oggi la nostra regione in termini di mobilità sostenibile? Dovrei parlare a lungo, cercherò di sintetizzare. L'eredità di 2 anni fa della Giunta Tesei è stata una ferrovia centrale umbra chiusa. Dopo oltre un secolo di vita ce la siamo ritrovata chiusa perché per una serie di problemi infiniti, debiti a profusione delle varie società, a cominciare dall'FCU, poi confluite in Umbria Mobilità, una serie, quindi mancata manutenzione, problemi di tutti i tipi, chiusa. Noi, salvo la tratta, città di Castello Ponte San Giovanni, noi, io sono abituato a parlare con i fatti, entro pochi mesi riapriamo la tratta Sant'Anna Ponte San Giovanni, che consentirà di salire da coloro che oggi vengono alla città di Castello, Umberti, dei comuni dell'Alta Valle del Tevere, di salire direttamente nel cuore di Perugia per accedere all'università con la scala mobile, ai vari uffici della regione, uffici statali, eccetera. Primo. Secondo, stiamo velocizzando con un sistema, diciamo, tecnologico modernissimo la tratta attualmente in funzione, perché obiettivamente è una tratta che va assurdamente a 30-40 km di media, tornerà a 95 km all'ora, il che, tenendo conto del tipo di linea, è il massimo possibile, ma in totale sicurezza. Mi auguro a questo proposito che il Comune di Perugia ci dia finalmente l'ok per chiudere questi benedetti 4 passaggi a livello, perché ormai siamo ancora nel far west in certi punti, in cui il treno arriva, si ferma,
guarda a destra, guarda a sinistra e riparte. È chiaro che treni del genere, funzionando in questo modo, non arrivano mai, con le proteste feroci di tutti gli abitanti dell'Alta Valle del Tevere. Ma soprattutto, lo ricordo, si riapre la tratta da Terni a Ponte San Giovanni e quella da Città di Castello a San Sepolcro. 163 milioni, fondi PNRR che abbiamo già deliberato di cedere a RFI, che deve provvedere. Progettazione già in corso, perché il PNRR prevede obbligatoriamente la conclusione dei lavori entro il 2026. Mancano 5 anni. Chi conosce questo tipo di opere, qui bisogna rifare l'armamento completamente. Quindi massicciate, traversine, binari, consolidamento delle opere d'arte, quindi ponti, strade, gallerie, eccetera. È un bel lavoro, la sfida è in corso, ma credo che la dobbiamo vincere assolutamente per l'Umbria. Questo treno ovviamente è arrivato a Terni, poi per proseguire verso Rieti, L'Aquila sul Mona, abbiamo ottenuto questi finanziamenti, quindi andranno treni ad idrogeno, la linea sostanzialmente rimane quella. Perché non abbiamo potuto aderire alla proposta dell'Abruzzo, del Lazio soprattutto, che ci chiedeva di mandare ad idrogeno i treni dell'FCU? Per una ragione molto semplice, che il top è l'elettrico. Si ricorre all'idrogeno quando il costo dell'elettrificazione delle linee è altissimo e quindi non conviene, e quindi ci sarà questa sperimentazione che però per quanto riguarda l'Umbria riguarda una piccolissima tratta perché sono pochi chilometri da Terni al confine con il Lazio. Due, cerco di velocizzare. Sì. Orte Falconara, 510 milioni per la velocizzazione dell'intera tratta. Più è già in corso di revisione progettuale il primo raddoppio, cioè da Terni a Spoleto, sono 22 chilometri di tratta, di cui 19 chilometri in doppia canda, scusate, doppia galleria, la revisione progettuale è un progetto di 15 anni fa, prevedeva un'unica galleria, ma è cambiata la normativa, tutto quanto, per cui appena sarà consegnato il progetto andremo al Ministero per chiedere l'inserimento di quest'opera nel contratto di programma con RFI prossimo 21. Prossimo 21 parliamo di mesi, quindi è fondamentale questo. Poi abbiamo l'altra tratta fondamentale per l'Umbria, che è la Foligno-Perugia-Terontola, con il tema dell'alta velocità. Siamo riusciti ad ottenere la fermata a Terontola, è vero che è toscana, ma è a pochi chilometri ovviamente dall'Umbria. E tutti i comuni del Lago Trasimeno chiedevano quella fermata per poter arrivare a Milano in 3 ore poco più, e abbiamo ottenuto, lo ricordo, la fermata a Orte, esce il treno, il Frecciarossa dalla 1000, dalla direttissima, per cui arrivando con la macchina o con il treno a Orte si arriva a Milano in 3 ore, Torino in 4 ore. Quindi volendo si parte la mattina e si torna la sera per ragioni di lavoro, quello che ognuno crede. Quindi rompiamo da un lato l'isolamento dell'Umbria, ma con il ferro, e non obbligando la gente a prendere l'automobile, andare a Milano o i soliti trasferimenti sostitutivi del ferro che oggi con autobus a gasolio trasferiscono i cittadini da Terni a Perugia e le altre località. Quindi il programma è importante, è imponente. Aggiungo, firmeremo entro pochi giorni la convenzione con RFI per collegare la piastra logistica di Terni alla Orte Falconara con 12 milioni di lavori, cosa interessantissima. Le acciaierie e il gruppo Arvedi conferma, è interessatissima assolutamente a trasferire la quasi totalità come tendenza dei propri prodotti, i coils di acciaio inossidabile con treni, perché oggi sì, e quindi i treni entreranno nella piastra logistica, verranno, diciamo, sezionati e caricati i vari vagoni, a seconda che devono fermare a Bologna, a Milano, a Düsseldorf, eccetera. Quindi tutto informatizzato. Già, devo dire, con piacere, varie imprese si stanno avvicinando perché vorrebbero
gestire la piastra logistica che è ferma da 10 anni e quindi è un po' una cattedrale nel deserto che però stiamo facendo ripartire. Quindi tutto nella logica meno inquinamento, più elettricità o più idrogeno dove questo è possibile. Si può tracciare un quadro generale della situazione in termini di mobilità sostenibile? Sì, intanto saluto tutti, saluto anche gli amici che ci seguono da casa. Beh, devo dire che nel vecchio piano della mobilità, il PUM, era del 2006, era un piano che nel 2019 risultava un piano vecchio che scontava anche una certa difficoltà ad essere attuato, anche per un progressivo taglio sui costi del servizio. Noi diciamo, siamo arrivati appunto ad amministrare la città di Perugia e ci siamo posti l'obiettivo di riorganizzare il trasporto pubblico in città attraverso la redazione appunto del PUMS, che è il piano urbano della mobilità sostenibile, che è un piano di orizzonte temporale di circa 10 anni e ha un obiettivo molto ambizioso, quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso appunto l'utilizzo del trasporto pubblico. I vecchi piani si occupavano essenzialmente di infrastrutture, di infrastrutturare le città e non avevano l'obiettivo del miglioramento, diciamo non era il primo obiettivo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Invece con il PUM si ha un'inversione, cioè si guardano i cittadini con le loro esigenze di mobilità. E da qui appunto si parte siamo partiti secondo le linee guida ETIS, è stato uno dei primi piani adottati in Italia, il nostro, e ha un focus centrale che è quello della partecipazione. Abbiamo fatto un'ampia partecipazione perché la partecipazione è essenziale, sapere quali sono le esigenze di mobilità dei nostri cittadini e come poter poi tradurre la loro capacità di muoversi in città in azioni concrete che sono state appunto redatte nel piano della mobilità. I nostri cittadini, noi avevamo un obiettivo ambiziosissimo, che è quello di ridurre, quello che ci hanno chiesto i nostri cittadini, è stato quello di ridurre il traffico veicolare presente in città. Attualmente, allo stato attuale, il 75% degli spostamenti nella città avviene con l'utilizzo dell'auto, se non mi ricordo male sappiamo tutti, il 15% attraverso il trasporto pubblico locale e il 10% a piedi, tanto per andare con indicazioni spannometriche. Come fare appunto cercare di abbassare questo grosso spostamento attraverso l'utilizzo dell'auto, un coefficiente di riempimento dell'auto che è dell'1,6, insomma diciamo che in un'auto troviamo una persona poco più, e cercare appunto di invece portare le persone a muoversi attraverso il trasporto pubblico, essenzialmente facendo in modo che il trasporto pubblico, e questa è la nostra idea, sia competitivo con l'auto. Cioè un cittadino lascia a casa l'auto o lascia l'auto in prossimità della città quando per muoversi all'interno della rete urbana lo può farlo, diciamo, con la stessa soddisfazione che può avere muovendosi con l'auto. Quindi si parla di efficienza ed efficacia del sistema di trasporto pubblico. Quindi quando è che succede questo? Succede questo quando io, come scendo di casa, in linea ideale posso avere l'autobus a disposizione e mi porta nello stesso tempo di percorrenza o anche in tempi più brevi nel posto dove devo andare. E questo, aggiungo a questo anche una diminuzione del costo del trasporto, no? Perché se noi consideriamo il costo chilometrico dell'auto con i costi appunto di manutenzione dell'auto e li compariamo con il costo invece per il servizio pubblico, il cittadino lo ritiene conveniente quando costa di meno. Proprio per questo allora abbiamo adatto un piano che cercherò di essere brevissima nel dirlo più possibile, è un piano articolato e complesso, che prevede intanto la ristrutturazione dell'intera rete, partendo dall'idea di avere il concetto di intermodalità, diciamo, come punto cardine, quindi la presenza, la possibilità di utilizzare più vettori. Linee portanti del trasporto pubblico, quindi la prima rete di trasporto pubblico di livello regionale e poi comunale.
linee che sono da adduzione, che sono le mie secondarie, ordinarie, di adduzione alle linee portanti, e linee di terza rete. Questo modo si crea una rete di trasporto pubblico, come è stata appunto disegnata, che permette una frequenza molto, molto veloce, diciamo molto ravvicinata nelle ore di punta, parliamo per esempio di 7 minuti per quanto riguarda il nuovo sistema di BRT, e molto invece più lunga nelle ore che non sono di punta. A questo abbiamo associato l'idea di utilizzare anche mezzi diversi a seconda delle ore della giornata, perché uno dei problemi che i nostri cittadini in fase di partecipazione ci hanno sottolineato è il fatto che passassero questi autobus vuoti, per esempio di pomeriggio, e mentre nelle ore centrali autobus strapieni. Quindi cercare di fare in modo, anche per abbassare il costo sul servizio del trasporto, di utilizzare i diversi tipi di mezzi, quindi il rinnovo completo del parco rotabile, anche a seconda delle necessità, e introduzione di un sistema elettrico. Quindi per questo l'innovazione sicuramente più importante da questo punto di vista è il BRT, che è il sistema Bus Rapid Transit, che è un sistema appunto di trasporto che ha una particolarità, ha un basso costo di attivazione, perché per esempio noi su questo abbiamo avuto un finanziamento dal PNR di 87 milioni di euro, e faremo la prima linea che parte da Castel del Piano, arriva a San Sisto, praticamente qui davanti, insomma, ma dentro San Sisto, dentro l'ospedale Silvestrini, passando la via Trancanelli, arriva sulla via Sette Valli e arriva fino a Fontivegge, creando il cosiddetto si attesta al secondo fronte di stazione, che verrà fatto in via Sicilia. Questa opera di per sé ha una grande importanza, perché dove passa il BRT vi è una ristrutturazione, una riqualificazione da facciata a facciata, quindi la città cambia molto. È un sistema appunto completamente elettrico, quindi anche per quanto riguarda le emissioni di inquinanti, di ente inquinanti, porta appunto benessere, è ad alta frequenza e costa di pulsazioni, spero che ci sarà la possibilità anche di parlarne, perché parlarne così brevemente non se ne coglie il senso, però il fatto che serve circa 18.000 abitanti, serve tutta la zona sud della città di Perugia, e il fatto che appunto passa con questa rapidità fa sì che secondo noi dovrebbe stimolare i cittadini ad utilizzarlo. E poi perché è così veloce? Perché no, in fondo non viaggia solamente su sede propria, ma viaggia in parte in promiscuo e in parte su se sede propria. Quando viaggia in promiscuo con le auto, ha un sistema di preferenziazione semaforica, per cui passa sempre prima. Questo gli consente di essere rapido, veloce, i cittadini lo possono utilizzare, e quello che credo sia importante nell'apprezzare questo sistema di trasporto, i cittadini si dovranno rendere conto che possono utilizzare il tempo all'interno di un sistema innovativo come questo in maniera diversa da quello che lo fanno in auto, magari leggendo, magari rilassandosi, insomma. Quindi anche questo non è solo una questione di risparmio in termini di emissioni, ma anche un miglioramento della qualità della vita. Accanto a questi sistemi di trasporto, magari poi se volete ci torno, a completamento appunto della rete di trasporto pubblico fatta appunto con autobus, e si prevede una sostituzione degli autobus più progressiva da quelli più vecchi, abbiamo un finanziamento per questo, in modo che con il passare mano a mano, sì, quando che andremo a trovare finanziamenti, avremo sostituiti gli autobus più vecchi e più inquinanti con gli autobus elettrici. Accanto a questo, poi c'è la prima rete elettrica
di questo sistema previsto nel piano, che è le navette passanti per il centro storico, cioè si ritorna a quelle che sono le vecchie linee, saranno due linee, una che parte da Elce e arriva a Porta San Costanzo, quindi San Pietro, Corso Cavour San Pietro, l'altra che va da Monteluce, quindi San Terminio, fino alla Pallotta, attraversando il centro storico. Queste saranno linee ad alta frequenza e saranno molto utili proprio per connettere la città compatta da tutte le direzioni. E adesso abbiamo parlato un po', no, dei piani della regione, quindi della città di Terni, della città di Perugia. Allora le chiedo, direttore Longhi, che è anche il nostro mobility manager, ARPA Umbria ha iniziato questo percorso verso questa mobilità sostenibile. Ce ne può parlare, ci può illustrare, diciamo, le nostre iniziative e in cosa ARPA Umbria, diciamo, si sta adoperando in questa direzione? Certo, grazie della domanda. Io ovviamente mi rifaccio anche a quanto hanno detto i relatori prima di me. Con l'assessore Minasecca abbiamo avuto un orizzonte regionale importante dal punto di vista della viabilità, prevalentemente su ferro, ci ha parlato. Il consigliere del comune di Perugia ci ha parlato appunto del PUMS, dei piani urbani mobili sostenibili che le principali città obbligatoriamente hanno fatto, Perugia, Terni anche altre. Noi ovviamente abbiamo circa 150-160 dipendenti della nostra agenzia, ovviamente abbiamo varie sedi distribuite un po' su tutta la nostra regione. E al di là dell'obbligatorietà, in quanto la legge di bilancio del 2020 ha previsto che le aziende pubbliche e private, oltre 100 dipendenti che si trovano in regioni, città capoluogo o comuni più di 50.000 abitanti, dovessero redigere il piano spostamento casa lavoro, di cui parlerò, e dovessero nominare un mobility manager per affinché redigesse questo piano. Però al di là dell'obbligatorietà che noi come azienda, come agenzia, abbiamo ovviamente un'agenzia per la protezione ambientale, ovviamente è obbligatorio, diciamo, ci compete per compito istituzionale, lavorare nel campo ambientale. Quindi noi già ci eravamo mossi negli anni precedenti con un programma che prevedeva di sostituire completamente il nostro parco auto con, prima delle auto, abbiamo iniziato con delle auto ibride e attualmente stiamo acquistando delle auto elettriche e con un orizzonte temporale di breve termine arrivare ad avere un'importante consistenza delle auto elettriche piuttosto con auto a combustione interna. Questo cosa implica? Che nelle nostre sedi principali, Terni e Perugia, abbiamo già installato le colonnine di ricarica e l'orizzonte è per questo anno 2022 dotare tutte le nostre sedi all'interno sul territorio regionale di colonnine elettriche. Perché se un nostro collega da Terni si reca a Città di Castello, dove abbiamo un'altra sede, piuttosto che a Todi, Bastia, Perugia stessa, dobbiamo poter recarci con l'auto elettrica e ricaricarla, eccetera. Questo non solo però per le auto aziendali, ma anche per i nostri cittadini e i nostri dipendenti. Ovviamente con le loro tesserine possono ricaricare l'auto laddove un'auto elettrica presso le colonnine che sono dotate presso le nostre sedi. Questo è un progetto ambizioso ma che stiamo portando avanti. Questo fa parte del progetto generale. In questo si inserisce quello che dicevo, l'obbligatorietà di redigere il piano spostamento casa lavoro. Sappiamo l'uomo ha la necessità sempre di spostamento. Le tre componenti principali cosa sono? Le infrastrutture, la mobilità e i trasporti. L'assessore Minasecchi ci ha parlato di infrastrutture, ovviamente parliamo di infrastrutture su ferro, importantissimo perché la legge di bilancio che dicevo nel 2020, l'importanza era quella proprio di ridurre con i piani spostamenti casa, lavoro, casa, spesso si aggiunge casa, portare a scuola i ragazzi, certo. Lavoro, tornare a prenderli casa, come personalmente facciamo. E come diceva giustamente il consigliere, noi lasciamo l'auto se abbiamo un'offerta realmente, diciamo, spendibile e fruibile. Perché se noi dobbiamo fare 2-3 km, lasciare la macchina, trovare il parcheggio, prendere, si chiama rottura di carico, dalla gomma al ferro, dalla gomma a gomma con l'autobus, piuttosto che il ferro, diventa un pochino complicato, soprattutto per i ragazzi nella scuola. Certo. Quindi dobbiamo fare... Noi abbiamo fatto già la prima fase del piano spostamento casa lavoro. Cosa significa? Studiare dove sono ubicati con le abitazioni i nostri dipendenti, come sono distribuiti, a quanti chilometri si trovano dalle loro sedi, quali sono i mezzi prevalentemente che adesso
che adesso utilizzano, certo. Maggiore del, siamo oltre il 60-70% la propria auto. Propria auto, noi vediamo tutte le mattine nelle nostre città una persona, un'auto. Dobbiamo fare in modo che questo sistema cambi. Questo è un obiettivo anche della nostra agenzia, ovviamente insieme alle altre istituzioni e agli altri enti locali, piuttosto che gli enti locali come la, quella regione. Quindi abbiamo fatto la prima parte, lo stato attuale, e stiamo prevedendo per quest'anno quelle che possono essere le misure per arrivare a migliorare lo spostamento casa lavoro dipendente. Ovviamente, parlavo di infrastrutture, noi abbiamo due sedi, Terni e Perugia, che sono servite da strade a quattro corsie. Se io a Terni e Perugia incentivo il dipendente andare in bicicletta, ovviamente voglio liberarmi di quel dipendente. Quindi la nostra, dobbiamo fare uno studio dello stato attuale in funzione anche delle esigenze, non solo di trasporto e di mobilità, ma anche infrastrutturale. Certo, giusto. Grazie per la risposta. Allora rimango prego. Da lei per introdurre un altro piccolo, diciamo, un altro argomento. Abbiamo parlato ovviamente di mobilità, ma anche di sostenibilità nello sport, no? Sì. E come ad esempio questi progetti sviluppati, avviati, per la nell'ambito della federazione ciclistica, ce ne può parlare così almeno? Grazie. Prego. Sicuramente ha pesato il fatto che sia io che il direttore regionale siamo dei ciclisti. Ecco. Quindi siamo purtroppo della domenica o del sabato, perché poi durante la settimana noi lavoriamo, e già dall'anno scorso noi abbiamo attivato un'importante convenzione con la federazione ciclistica italiana, il Comitato Umbro, sì. In cui siamo stati presenti nel diverse manifestazioni, soprattutto dei ragazzi, ma anche nel l'Umbria Challenge di mountain bike, che erano proprio presenti con uno stand. Siamo stati la prima gara verso era marzo del 2021 ad Orvieto, siamo stati a Massamartana, al Monte Cucco, a Monte Castrini ed altre, per portare avanti la cultura della sostenibilità ambientale in queste gare. Noi facciamo anche le gare da amatori, ovviamente, vediamo che durante il percorso vengono gettate rifiuti, carte, borracce, eccetera. La nostra presenza era incentivare i partecipanti alla manifestazione a non gettare questi materiali, a fare delle cose che si chiamano delle zone sporche, cioè dopo il ristoro possono gettare in quell'area. Certo. E ovviamente abbiamo le stazioni di mountain bike e troveremo cartacce lungo molti borghi. Questo è molto importante. Inoltre incentivavamo e incentiveremo nel futuro. Ovviamente siamo in un periodo, stiamo uscendo, speriamo, dal periodo Covid, c'è il famoso pasta party. Le società a non fare un pasta party che utilizzi plastica, bicchieri, carte, forchette, quindi incentivare l'uso di materiali compostabili e comunque riciclabili. E comunque, quindi, questa è l'ottica che riferiremo, la convenzione è biennale, poi comunque la rinnoveremo, quindi diffondere sia nei partecipanti alla manifestazione, sia nel pubblico questa cultura. Soprattutto anche di quest'anno daremo maggiore attenzione ai ragazzi. Grazie direttore Longhi. Allora tornerei dall'assessore Melasecche. Allora parliamo di PNRR, come sappiamo Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Noi diciamo è una partita decisiva, diciamo, il PNRR per la nostra regione. Come ce la giocheremo? Una precisazione. Va molto di moda parlare di PNRR, ma la verità è che noi dobbiamo, per avere uno sguardo completo a tutto quello che si sta facendo, noi dobbiamo mettere in fila tutti i finanziamenti, perché il PNRR è solo una delle tante forme di finanziamento. Noi accediamo per opere importantissime, come dicevo prima, anche ai fondi tradizionali, FSC, Fondo Sviluppo e Coesione, FESDR ed altri finanziamenti ancora. Ora, in particolare però per quanto riguarda il PNR, ad esempio la regione, il settore infrastrutture, c'è anche un ufficio, abbiamo per le infrastrutture relative al turismo lento, quindi bici, quindi ricordo che la regione Umbria con il provvedimento del Rio, l'ultimo sulla per la realizzazione delle 20 ciclabili nazionali, aveva escluso completamente l'Umbria. Eravamo l'Umbria, la provincia di Bolzano e stranamente la Campania. Eravamo fuori da questo circuito nazionale delle ciclabili. Siamo riusciti ad inserire, dopo qualche peripezia, la nuova ciclabile nazionale Monte Argentario Civitanova, che quindi dal Tirreno arriva ad Orvieto, sale a Perugia, Assisi, Foligno e va appunto verso Civitanova, Valle del Menotra, eccetera. 20 milioni di finanziamento.
stiamo predisponendo il progetto, diciamo, di fattibilità tecnico-economica, ci daranno il finanziamento e procederemo nella realizzazione. Ovviamente la Toscana e le Marche faranno i loro tratti, quindi questo è il primo discorso. Ma sul fronte riciclabile abbiamo, devo dire, un impegno enorme, tant'è che parlavo con il funzionario addetto a questo settore, vorremmo rifare anche un bellissimo volumetto facilmente consultabile da tutti i ciclisti, anche se poi oggi i volumetti non sono più cartacei, ma era fatto molto bene, per spiegare a tutti coloro che vogliono venire in Umbria quali sono le ciclabili, i cammini San Francesco, San Benedetto, Santa Rita. E adesso sono tornati di moda molto. E vorremmo realizzarne una anche a San Valentino, perché non ho capito perché il Santo dell'Amore non viene mai citato rispetto a tutti gli altri tanti santi che abbiamo. Ad esempio, sta concludendo il Comune di Narni come capofila con un finanziamento regionale la nuova ciclabile Terni Narni, ma aggiungo, sto seguendo io personalmente con il Comune di Terni la ciclabile trekking Città Cascata delle Marmore, 5,5 km, per cui sarà un evento, perché l'intera città potrà finalmente, le famiglie, farsi una passeggiata 5,5 km a piedi o in bici, unendo tutta la ciclabile che attualmente viene giù Spoleto Norcia, eccetera. Grossi finanziamenti sulla Spoleto Norcia. È di oggi un piccolo comunicato stampa. La Assisi Spoleto è la ciclabile più cliccata in Italia in senso assoluto. Quindi devo dire, qualche piccolo primato ce l'abbiamo, ma vogliamo consolidarlo. Perché? Perché questa idea dell'Umbria, il mare dell'Umbria, che ovviamente non abbiamo, ma il mare sono le nostre bellezze, tutto quello che abbiamo va valorizzato, e i risultati sono fondamentali perché ci danno veramente grande soddisfazione. Quindi su questo ho ultimo, molto carino credo, la città di Perugia con piacere ha partecipato a due bandi Pinqua per la riqualificazione di Ponte San Giovanni, dove speriamo di risolvere il problema del nodo, perché è terribile quello che accade a Ponte San Giovanni. Poi speriamo che l'ARPA ci dia questi numeri, che non siano per il lotto, ma siano numeri molto seri per le centraline che rilevano l'inquinamento in quell'area. La regione ha vinto due bandi Pinqua, di cui uno è proprio relativo alla riqualificazione delle stazioncine della Ferrovia Centrale Umbra, che va quindi ad abbinarsi alla riapertura, per cui andremo praticamente a tracciare una sorta di spina dorsale, perché la dorsale è la ferrovia, ma ogni stazione diventerà una sorta di antenna che consentirà di trovare una bicicletta bike sharing in ogni stazione, oppure portare la propria. Quindi si andrà sulla ferrovia non solo come avviene oggi per i pendolari, ma un'attrattività vorremmo turistica. Per cui credo che ci sono veramente degli sviluppi estremamente interessanti. La verità è che noi non abbiamo il mare, non abbiamo le Dolomiti, quindi dobbiamo assolutamente puntare a inventarci quanto di meglio c'è oggi in questo campo per attrarre turisti e fare sviluppo, fare occupazione. Cercherò di essere telegrafica questa volta e di ripercorrere il piano urbano attraverso appunto le risorse. Intanto abbiamo detto la prima cosa, riordino della rete di trasporto pubblico, risorse in generale, quindi non solo PNR, e su questo stiamo aspettando che la regione metta a gara i trasporti, e penso che lo farà a brevissimo, insomma diamo in una scadenza, vorremmo farla breve, su questo c'è il massimo accordo tra Comune di Perugia e la Regione Umbria per cercare di catturare quante più possibili le risorse per cercare appunto di mettere su strada il trasporto. BRT, sono arrivati 87 milioni dal fondo di PNRR per l'acquisto del mezzo per l'infrastrutturazione, e sarebbe previsto la sua realizzazione, diciamo, nel 2024 come la primo piano, quasi impossibile, stiamo come tutte le altre città chiedendo la proroga almeno al 2026, quindi nel 2026 dovremmo vedere il nostro BRT, la prima linea di BRT nel transitare.
la diversificazione del materiale rotabile, ha detto, ossia c'è stata una progressiva decarbonizzazione, si ipotizza una progressiva decarbonizzazione, per questo sempre il PNR abbiamo avuto 8 milioni e mezzo di finanziamento per i mezzi elettrici, per la sostituzione dei mezzi obsoleti, come dicevo prima, quindi quei mezzi, pensiamo di iniziare a sostituire quei mezzi che hanno circa 10-12 anni e che sono altamente inquinanti. Sì, è previsto l'acquisto di 11 mezzi con questi 8 milioni e mezzo, 3 entro il 2024 e 8 entro il 2026. Le navette elettriche passanti per il centro storico, la linea Rimbocchi Porta San Costanzo e la linea San Terminio della Pallotta, abbiamo dei fondi che derivano dal Piano Nazionale Strategico di Mobilità Sostenibile, che sono circa 16 milioni di euro. 2 milioni e mezzo saranno utilizzate per l'infrastruttura, per la costruzione di infrastruttura di ricarica e delle navette elettriche del centro storico. Ha un orizzonte temporale che dovrebbe terminare nel 2023, quindi a breve dovremmo provare a far partire queste linee. E 14 milioni e 7 invece per l'acquisto dei mezzi del BRT2. Cioè la tratta nel piano urbana mobilità, per questa prima tratta Castel del Piano Fontivergine, ne è prevista un'altra per adesso non progettata, che è quella Olmo sempre Fontivergine. Naturalmente prima parlavamo di utilizzare il trasporto pubblico, di fare in modo che il trasporto pubblico sia appetibile. All'interno del nostro piano urbano sono previste agevolazioni tariffarie. La prima e la più grande scommessa che vorremmo fare insieme alla Regione Umbria, penso che l'assessore Medasecche sarà sicuramente d'accordo, è quella di mettere sul trasporto pubblico gli studenti e soprattutto gli studenti universitari. Quindi cercheremo di fare degli accordi prossimamente per fare in modo che questo si realizzi. Altro tema, parlavamo di intermodalità, quindi non solo rete di TPL, ma anche tutti quei sistemi di mobilità dolce che appunto servono da adduzione al trasporto pubblico, e quindi biciclette elettriche, biciclette e quindi piste. Per esempio prima parlavamo di Ponte San Giovanni. Ponte San Giovanni, c'è un dato su tutti, il 56% degli spostamenti su Ponte San Giovanni, scusate ma le cose sono tantissime, secondo me sono tutte interessanti. Dall'analisi fatta, il 56% degli spostamenti dentro il quartiere di Ponte San Giovanni avviene entro gli 800 metri, come dire che la signora Maria va a comprare il pane con la macchina. Allora, prima parlavamo, no? Cioè non si può fare spostamenti casa, lavoro, Terni, Perugia, ipotizzare la bicicletta, se no ci giochiamo per strada. Certo. Però questi tipi di piccoli spostamenti si possono fare con un mezzo con la bicicletta. Lì a Ponte San Giovanni abbiamo previsto e abbiamo ottenuto finanziamenti grazie al progetto Pinqua, un'infrastrutturazione di una rete ciclabile che faccia in modo che la signora Maria che va a prendere il pane magari ci va con la bicicletta, in sede protetta, sicura, e fa anche moto. E altre piste sono previste nel nostro piano. Per esempio noi abbiamo previsto il raddoppio delle piste ciclabili esistenti. Le piste ciclabili sono viste quasi come diciamo una quarta rete, una sorta di ultimo miglio del trasporto pubblico. Per esempio all'interno della città compatta abbiamo previsto l'ampliamento del sistema di bike sharing con l'istituzione di ulteriori 9 stazioni di ricarica di bike sharing, dove appunto c'è la ricarica, da considerare come ultimo miglio del trasporto pubblico. Per esempio una Sant'Anna, quando arriveranno i pendolari a Sant'Anna, scendono, prendono la bicicletta e possono andare presso le sedi universitarie. Altro punto legame con le sedi universitarie, e per questo il PNR finanzia appunto ciclovie urbane. Con le sedi universitarie abbiamo 2.650.000 euro per 10 km, 4 devono essere fatti entro il 2024, e prevediamo il completamento delle piste ciclabili della zona ospedale San Sisto in connessione appunto con la stazione ferroviaria Silvestrini, altri 6 km entro il 2026, e prevediamo di fare Pian di Marziano, Facoltà di Ingegneria, Porta Conca come pista. Inoltre abbiamo la pista del Genna, pista ciclabile del Genna, che va da Borgo Nuovo fino a Sotto Silvestrinia, che è questa finanziata, che è in fase di completamento.
Abbiamo appunto quello che ho detto, la ciclabile che è finanziata con il progetto Pinqua e il sistema di bike sharing invece che è finanziato con Agenda Urbana. Mi preme di sottolineare un'ultima cosa velocissima. Sì, prego. Abbiamo altri 2 milioni di euro, anzi due cose voglio sottolineare, 2 milioni di euro di finanziamenti in cui prevediamo di sviluppare, cioè per i progetti di fattibilità tecnico-economica, in cui uno di questi molto importanti è la logistica in campo urbano. Cioè noi abbiamo un problema enorme in centro storico, la presenza di camion continui, soprattutto di mattina, che vanno sul nostro corso Vannucci. L'approvvigionamento. Abbiamo, per l'approvvigionamento appunto delle merci, abbiamo ipotizzato di costituire una piccola piastra logistica sulla città e fare in modo che o cargo bike o mezzi elettrici possano approvvigionare magari 24 ore invece che fino alle 10 della mattina, perché se ne passa uno può passare, soprattutto elettrico. E quindi di risolvere questo problema. Mi preme sottolineare un'ultima cosa, che è quella del mobility manager, importantissima. Cioè, per noi la figura del mobility manager è centrale. Ogni azienda di un certo tipo dovrebbe trattarsi del mobility manager, perché lavorare sugli spostamenti di origine e di provenienza dei lavoratori significa capire le loro necessità di trasporto, metterci insieme e lavorare. Noi avevamo fatto il progetto CHAMS, per esempio, su questa cosa, e avevamo combinato non solo gli spostamenti dei nostri dipendenti, dipendenti comuni, ma anche insieme a quelli dell'università, per cercare appunto di limitare il numero di spostamenti singoli. Chiudo perché penso di essere stata. Se posso collegarmi al volo, Certo, sono d'accordissimo. Peraltro la legge prevede i mobility manager d'azienda, ma una figura importantissima, il mobility manager d'area, perché è colui il quale riceve i piani di spostamento del lavoro delle aziende e li coordina. Quindi che dovrebbe essere esempio del mobility manager del Comune di Perugia, piuttosto che di Terni, che funge da coordinatore di tutti i mobility manager delle varie aziende. E passiamo allora a questo punto, visto che nel frattempo ci ha raggiunto il direttore del Dipartimento Territoriale Umbria Nord di ARPA, Michele Zappia. Eccolo che ci raggiunge, prende la sua postazione. Buonasera. Al Ciao Andrea. quale rivolgo subito una domanda. Stiamo parlando ormai dall'inizio di questa puntata di mobilità sostenibile. Argomento che rientra nelle tematiche di un prossimo evento organizzato dall'Agenzia ARPA Umbria che si terrà a Terni ad aprile. Ecco, ce ne vuole parlare? Sì, certamente. Allora, ARPA Umbria ha avviato un ambizioso progetto, che è quello di poter fare un po' da catalizzatore nell'ambito del dibattito sulla mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile, così come è stata sicuramente definita precedentemente, porta sicuramente verso un concetto più generale, che è quello dello sviluppo sostenibile. E il concetto dello sviluppo sostenibile, così come definito, cioè un percorso che tenda a mantenere e a garantire la qualità della vita di questa nostra generazione su questo pianeta, naturalmente, ma soprattutto di preservarla per le generazioni future, così come ce l'abbiamo noi, se non di migliorarla addirittura, porta alla riduzione drastica delle emissioni, porta quindi alla decarbonizzazione. Ecco, l'idea di questo ambizioso progetto nasce dal fatto che la decarbonizzazione, così come definita dal Consiglio delle Nazioni Unite, che appunto si occupa delle condizioni climatiche, indica in alcuni vettori energetici la transizione ecologica. Il vettore energetico su cui in questo momento vogliamo porre l'attenzione per questo evento che stiamo organizzando è il vettore energetico e l'idrogeno. L'idrogeno è una sostanza che garantisce garantisce nessun tipo di emissione tossica, ma addirittura ha l'unico elemento che lo caratterizza,
è quello di rilasciare del vapore acqueo in atmosfera nel momento in cui viene consumato. Beh, tutto ciò si concretizza in un convegno, in un seminario che abbiamo pensato di realizzare, di svolgere a Terni il prossimo 28 aprile nella nostra sede dell'ARPA a Terni. In questo evento abbiamo già contattato e stiamo continuando naturalmente a contattare sia le istituzioni che hanno risposto fino a questo momento benissimo a questa nostra richiesta, ma naturalmente il mondo della ricerca, quindi sto parlando dell'università, così come il coinvolgimento di alcuni imprenditori che già hanno avviato delle buone pratiche di produzione, ma anche di trasporto, ma anche di uso di questa sostanza. Grazie. Allora le chiedo quanto è importante questa occasione del PNRR. Ma io non la definirei occasione, io dico che è una storica opportunità. Il PNRR rappresenta la possibilità per la nostra nazione, naturalmente mi limito alla nostra nazione, poi assolutamente voglio ancora scendere giù, quindi per la nostra regione, per poter avviare tutta una serie di progetti orientati verso appunto la decarbonizzazione in questa regione. Quindi inevitabilmente attraverso tanti progetti che già sono stati già in qualche maniera sono già sulla carta, ma altri stanno anche per partire, piuttosto che per altri che si metteranno in campo e verranno messi in campo, significa appunto dare a questa regione, l'Umbria, la possibilità che, non voglio adesso esagerare, fissando le date di quelle che il Consiglio nazionale, il Consiglio dell'ONU ha stabilito, cioè il 2030 e il 2050, come riduzione del 50% delle emissioni fino ad avere un impatto zero nel 2050, ma sicuramente di avvicinarsi a queste scadenze. Grazie direttore. Allora, siamo in chiusura, però a questo punto lascerei al direttore generale Luca Proietti le conclusioni, diciamo, di questo discorso, prima di ringraziare gli ospiti. Sì, intanto li ringrazio io, il consigliere del Comune di Perugia, l'assessore Maria Secche, mi scuso con Benedetta Salvati e quindi col Comune di Terni, grazie ai miei collaboratori. Beh, abbiamo capito che stiamo vivendo un periodo storico unico, non solo per il PNRR, ma il cambiamento epocale che ci vede attori, no? Ognuno con la sua prerogativa, con il suo contributo da dare. E io sono convinto, al di là delle criticità che ci sono, perché sono tempi rapidi, fare un cambiamento in tempi molto rapidi, a cui non siamo pronti, soprattutto la pubblica amministrazione non è pronto, non è pronta perché si parla di ormai 4 anni, dal 2022-2026, ma io sono convinto ottimista che tutte queste progetti, tutte queste idee progettuali saranno operative e cambieranno veramente il nostro territorio, cambieranno la nazione. Io immagino un mondo diverso e lo immagino non perché tra l'altro sono ingegnere, quindi sarei completamente sfasato rispetto alla mia cultura scientifica. Lo immagino perché ci credo e ci credo perché ci sono appunto idee, persone, enti, università e politici in grado anche di mettere a terra tutti questi progetti. Certamente c'è un fatto su cui tutti dobbiamo ragionare, su cui noi stiamo ragionando da anni, il cambiamento culturale del capitale umano, cioè la consapevolezza, appunto, rendere consapevole il cittadino dell'importanza dei propri comportamenti. E allora lì veramente faremo un cambiamento epocale. Io ringrazio di nuovo tutti e al prossimo Caffè Lab. Grazie. Grazie direttore.